Trovato Marco Travaglio, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Volevo chiederti questo: alla forte partecipazione che c'è anche ai tuoi spettacoli teatrali, ma anche a spettacoli teatrali, diciamo, che trattano questi temi di altri protagonisti del giornalismo e della politica, c'è una forte partecipazione, però poi a livello politico elettorale metà degli italiani decidono di disertare le urne. Perché questa cosa dal tuo punto di vista? Cioè, l'Italia non ha voltato le spalle alla politica, quindi, in generale. Ma sai, è sempre difficile dire gli italiani, metà degli italiani, perché poi ognuno fa storia a sé, quindi gli astenuti si astengono per una miriade di motivi personali, generali, che non sono mai uguali gli uni agli altri. Chi va a votare, perché va a votare in un certo modo, perché cambia il suo voto, perché non lo cambia, cioè ci sono veramente troppe storie per riuscire a unificare il tutto. Certamente la partecipazione che c'è a teatro non sempre si trasforma in una partecipazione elettorale, anche se io penso che chi va a teatro poi a votare ci vada. Penso, ecco, immagino, perché comunque ma il gesto di uscire di casa, pagare un biglietto e andarsi ad ascoltare il sottoscritto per 2 ore e mezza è comunque un gesto di impegno, forse anche meno impegnativo che uscire la domenica mattina e andare a votare. No, io penso che noi siamo vittime di un disegno molto preciso che io ho chiamato l'astensione programmata, nel senso che è come l'inflazione programmata, al sistema di potere che in questi 20 anni se l'è vista brutta, perché ha visto spesso contestate le proprie politiche, le proprie logiche da movimenti antisistema come i 5 Stelle, come la Lega, come Fratelli d'Italia prima di andare al governo, sì. Poi si sono subito messi a vento. Il sistema ha sempre reagito per mandarci un messaggio nemmeno troppo subliminale. Voi votate come cazzo vi pare, che tanto poi noi troviamo il modo di ribaltare il vostro voto e di mettere su chi vogliamo noi. No, è quello che è successo nel 2013, quando i 5 Stelle minacciavano il sistema e arrivarono primi alla pari del PD, e Napolitano addirittura si fece rieleggere per impedire loro di andare al governo e mandò al governo tutti quelli che avevano perso, governo Letta col PD, Berlusconi, centristi, Montiani. Poi nel 2018 la stessa cosa, no? Lì fu proprio clamoroso, appena Di Maio si mise d'accordo con Salvini, nominarono Conte, Conte andò al Quirinale con la lista dei ministri e fu sparato fuori a calci nel sedere da Mattarella perché aveva osato mettere il professor Savona all'economia, sì. Come se il professor Savona fosse, non so, il capo delle Brigate Rosse, un capo di una cellula di Al-Qaeda, in realtà era un professore che aveva fatto parte del governo Ciampi, che era stato banchiere, insomma, non... però era un po' critico sull'euro e questo già era considerato eversivo. Sì, me lo ricordo bene. Poi fu mandato a casa a pedate da un colpo di Stato, un golpe bianco, che poi fallì perché Lega e 5 Stelle ritirarono Savona, lo spostarono da un'altra parte, dato che era critico sull'euro lo misero agli affari europei e su quello Mattarella non ebbe più nulla da obiettare. E però poi, insomma, l'abbiamo visto che cosa è successo, no? Nel 2020 utilizzarono il solito Renzi per fare il giochino, buttare giù un governo che funzionava in piena pandemia, in pieno PNRR, per mettere su il loro guru che è Draghi. Quindi tu capisci che a furia di votare per il cambiamento e di prendere mazzate nei denti, sì, a un certo punto quelli che sognano il cambiamento dice vabbè, ma la prossima volta stiamo a casa, no? Tanto facessero subito un bel governo come vogliono loro e non ci chiedessero di partecipare con il nostro voto, che certo, tanto poi non vale niente. Questo è il messaggio che è passato, per cui oggi l'elettore libero, cioè il voto di opinione, non va più a votare. Chi è che va a votare ancora? Che cos'è quel 45% che è andato a votare in Liguria? Sono i voti controllati, i voti di scambio,
i voti di chi deve qualcosa a qualcuno o di chi spera presto di dovere qualcosa a qualcuno e di ricevere favori da poi contraccambiare. Questa è la Liguria, la conosciamo, no? Prima c'era il sistema Burlando, poi c'era il sistema Scaiola, che si alternavano, e poi è arrivato il sistema Toti. Quei sistemi lì, sì. i loro serbatoi di voti li hanno sempre, quindi quelli, la gente, riusciranno sempre a portarla alle urne. Il PD riuscirà sempre a portare uno zoccolo duro alle urne. Meno gente libera vota e più il PD sale, anche se perde voti, perché il PD ha perso voti anche rispetto alle europee di 5 mesi fa, come le ha persi la Meloni, eccetera. Continuano a vincere in retromarcia, nel senso che meno gente va a votare e più loro aumentano. Perché? Perché quelli che vanno a votare votano solo per il sistema, visto che sono elettori in gran parte controllati. Così si spiega il fatto che chi non ha comprato voti in questi anni, chi non ha favori da distribuire, come i 5 Stelle che hanno solo voti di opinione, se il voto di opinione sta a casa non prendono voti. È chiaro. Senti, l'aspetto delle inchieste giudiziarie, perché qualcuno ha detto: avete visto il voto in Liguria, spazza via tutta quella tesi, no? Le inchieste giudiziarie che poi ancora suscitano indignazione negli italiani. Gli italiani hanno capito che sono inchieste invece più politiche che giudiziarie. Cosa ne pensi di questa tesi? Effettivamente c'è stato un calo di sensibilità, diciamo, civile rispetto a quando i giudici intervengono rispetto a prima? Ma sai, le inchieste non servono mica a spostare, a decidere come deve votare la gente o da spostare i politici. I giudici sono pagati per prendere i ladri, come i cani sono da guardia, sono nutriti per abbaiare quando vedono. Se questi ti dicono: guardate che questo qua che vi governava era un ladro e l'ha detto anche lui, tant'è che sta patteggiando a manetta, lo volete votare di nuovo? Votatelo, se può essere candidato. Se invece c'è l'interdizione, deve aspettare l'interdizione o la Severino. Volete votare uno che stava nella sua maggioranza? Votatelo. Volete votare per gli altri? Votateli, ma il voto è sempre libero. Certamente le dimensioni dello scandalo Liguria erano estremamente inferiori a quelli di Tangentopoli, cioè questi erano dei rubagalline. La scena Craxi non andava col cappello in mano sullo yacht di Romiti o di De Benedetti, che li chiamava a Palazzo Chigi e li taglieggiava. Quindi il rapporto tra imprenditore e politico è anche molto grande. Una volta l'imprenditore, se voleva favori dai politici, gli doveva dare fior di miliardi. Adesso li invita in barca, gli dà due ostie, due flessi di champagne, 10.000 euro e un calcio in culo, cioè è molto diverso. Quindi è chiaro che l'indignazione che c'era per le cifre astronomiche di Tangentopoli non è la stessa di questi rubagalline che fanno anche pena, tutti chini sulla passerella dello yacht di Spinelli, no? Col cappello in mano a prendere la paghetta. Dopodiché per vincere il centrodestra ho dovuto rinnegare Totti, la Meloni non l'ha mai fatto salire sul palco, però avevano una lista di totiani, perché comunque un po' di voti quelli li prendono, li prendono proprio perché facevano e distribuivano posti, prebende, favori, soldi. E poi c'è Bucci, scusa Marco, poi c'è Bucci che dice: colpa di Conte se Orlando ha perso queste elezioni. Insomma, quello è proprio fantastico, perché segnala il fatto che poi il vero nemico della destra e della sinistra sono i 5 Stelle, sì. Cioè sono tutti ossessionati, capisci? Sì. Cioè Bucci, invece di godersi la sua vittoria e di pensare alla salute, perché anche il fattore salute ha influito, no? Quando hai una narrazione così forte di un uomo molto malato che però si mette in gioco per il bene della sua regione, saltando dal comune
all'altro palazzo a metà del mandato, ma questo non interessa a nessuno. Tu capisci che la sua ossessione è dire immediatamente è colpa dei 5 Stelle, come dire, ma quando vi deciderete a liberarvi di quei barbari, di quegli importuni, fastidiosi, liberatevi, no? Così possiamo ricominciare a fare come facevamo prima, quando mangiavamo tutti insieme, perché poi la verità è che prima che arrivassero i 5 Stelle, destra e sinistra, le tiravano fuori così come vessillo per fregare gli elettori, ma in sostanza andavano d'amore e d'accordo, facevano gli affari insieme, spesso facevano anche i governi insieme. È da quando ci sono i 5 Stelle che il centro-sinistra è costretto ad andare contro la propria natura consociativa. Quindi Bucci questo gli ha detto, liberatevi. Poi il fatto che sia completamente falso, il fatto che sia colpa dei 5 Stelle. I 5 Stelle, uno come Orlando, non lo votano nemmeno se li torturano. Non c'è niente da fare, loro stanno discutendo se lasciare due mandati o metterne tre. Orlando si candidava per il sesto mandato, fa politica da 35 anni. Quando tu hai uno scandalo come quello della Liguria, che ha coinvolto i sistemi di sinistra e di destra affaristici, non puoi mettere la quintessenza della partitocrazia, brava persona, intendiamoci, certo, ma la quintessenza della, tu devi prendere un civico completamente fuori, e così sì che puoi ottenere i voti anche dei 5 Stelle, che dicono vabbè, però vedi, stavolta il PD grazie a noi ha fatto uno sforzo di rinnovamento. Si piazzano uno che ha cominciato a fare politica nel 1989 prima che cadesse il muro di Berlino, e i voti stanno a casa, e i voti stanno a casa. Marco Travaglio, oppure quell'altra scemenza che è colpa di Conte perché ha detto no a Renzi. A parte il fatto che Renzi governava con Bucci, quindi no, Renzi ha detto che lui ha preso 6.000 preferenze, quindi quei voti sarebbero serviti. Sì, ma lui somma i cetrioli con l'uva, nel senso che prende i voti di un'elezione e li sposta su un'altra, ma come abbiamo visto non c'è mai un'elezione uguale a un'altra. E soprattutto, secondo te i 5 Stelle li pigliavano quei 4.6 se erano alleati con uno che stava con Bucci per combattere Bucci? Ma voglio dire, la dignità, non dico la disciplina e l'onore, ma almeno la dignità avrà ancora un peso in politica, in qualche partito, ma meno male che c'è un partito che ha detto io non posso combattere Bucci con un alleato di Bucci, e quindi ha detto caro mio, tu stai con Bucci e vai con Bucci, no? Non ho capito, che vuoi da noi? Ma perché non è Conte che decide il 4-6, il 12-8, il 9-5? Non sono i leader, lo decidono sono gli elettori e le scelte. Gli elettori, certo, non votano, certo, il candidato, certo, che gli propini, e poi piangere cinese, ma non lo votano. Marco, la politica dargli delle buone ragioni per andare, esatto, a votare. Sì, è vero, poi è sempre questo discorso, cioè, ce ne dimentichiamo a volte tutti, bisogna dare dei buoni motivi per andare a votare. Grazie Marco Travaglio.